Un momento di agitazione per l'assegnazione delle case ACP di Serino. Lei ha tre figli, com'è la situazione? Cioè, secondo la mia prospettiva non è una situazione bella, perché essendoci delle prassi da seguire, in una certa situazione ti trovi con un'assegnazione, dopodiché ti trovi tu persone con una situazione familiare diversa e cose varie, e non hai una certezza di avere l'alloggio popolare, in base, specialmente nel mio caso, trovandomi con un solo stipendio in casa, tre bambini piccolini, ti trovi con una situazione di avere un alloggio che poi non ti daranno a causa di fondi che non ci sono più e non si sa dove sono andati a finire. E dunque stamattina siamo qua per cercare di risolvere questo problema e soprattutto di dare un tetto ai miei figli, che giustamente in Italia la crisi c'è, è questa, e voglio cercare di risolvere questo problema personalmente, perché io dico al signor sindaco e a chi di competenza: sanno la mia situazione, ho un lavoro, per amor di Dio, però il mio lavoro non mi garantisce di poter pagare un fitto così elevato che tengo, assicurare qualcosa ai miei figli, e dunque non so né come muovervi, e vorrei avere una certezza dalle autorità competenti, evitando sì che si faccia il classico gioco delle tre carte che si fa a sud. Situazione drammatica anche per lei, che ha lo sfratto. Sì, io ho uno sfratto per morosità, per riguardo sono un disoccupato, e il 2 giugno non so dove vado a finire, e sono un papà di quattro bambini di cui mi sto preoccupando proprio per questa situazione, perché i miei figli non sanno dove oggi ci sono e domani non sanno dove possono andare a finire in mezzo alla strada. Allora chiedo opportuno che l'istituto IACP di Avellino e tutta la strutturale del comune di Serino, che parlo, mi rivolgo verso il sindaco di Serino anche, perché il direttore dell'istituto Case Popolare ha dichiarato e ancora dice di metterlo per iscritto, per lui non ci sono problemi a fare questa assegnazione provvisoria, come me e altre famiglie, la stessa situazione come me, dove poter portare ovviamente dei mobili, perché non sappiamo dove possano andare a finire questa roba che noi abbiamo in casa. E niente, siamo qui a conoscenza stamattina per vedere, perché queste assegnazioni dovevano essere già assegnate il 17 maggio. Siamo a tuttora quasi alla fine del mese e noi siamo in una situazione veramente tragica, che queste case sono già in allerta da circa 30 anni. Siamo oggi nel 2012, abbiamo... E 5 rischiano di non finire proprio. E altre 5 persone rischiano di non avere la casa. Ingegnere, un momento di agitazione per le famiglie residenti a Serino che devono prendere possesso delle abitazioni degli ACP. Insomma, che cosa sta succedendo, se ce lo vuole spiegare un attimo lei? Beh, gli alloggi stanno per essere ultimati e, come sempre avviene laddove c'è tensione abitativa, le persone che stanno collocate utilmente in graduatoria si preoccupano di avere la casa il prima possibile. In questo caso specifico c'è qualcuno che ha lo sfratto esecutivo addosso e si preoccupa di avere un alloggio disponibile dove quantomeno mettere le masserizie una volta che lo sfratto è stato posto in essere. Il sindaco cosa vi ha risposto? L'avete... Il sindaco ha fissato un appuntamento con me per domani mattina alle 10:30 per vedere se è possibile trovare una soluzione prima che avvenga l'ultimazione dei lavori, che, come ho detto, salvo imprevisti, per giugno dovrebbe avvenire. Se è possibile anticiparla, domani ci vediamo. Ecco, quante famiglie devono entrare in questi alloggi? 12 famiglie. Altre 5? E altre 5, purtroppo per carenza di finanziamenti, non sono stati ultimati, e quindi appena avremo i finanziamenti disponibili. Voi poi sapete che il momento è estremamente particolare, nel senso che in Italia in generale c'è carenza di risorse, in regione Campania a maggior ragione, e quindi siamo in attesa di ulteriori finanziamenti per poter completare gli alloggi che ancora ci sono in provincia, che oltre a Serino c'è San Michele di Serino, c'è Pietrastornino, insomma abbiamo una cinquantina di alloggi
che devono essere completati e non possono esserlo per carenza di finanziamenti. Quindi le assegnazioni verranno seguendo lo scorrimento della graduatoria? La graduatoria definitiva e secondo l'ordine di graduatoria verranno fatti i decreti di assegnazione praticamente dal sindaco. Noi vorremmo anticipare questa fase che è tutta amministrativa, quella dell'assegnazione ai legittimi assegnatari e se è possibile anche la consegna provvisoria degli alloggi come avviene in tanti altri comuni, anzi diciamo che non dica la regola, ma insomma nel 40% dei casi si verifica che noi consegniamo provvisoriamente gli alloggi in attesa dell'ultima azione, che poi si tratta di insomma, mettere la caldaia, perché in genere non viene messa per paura che possa essere asportata, insomma, ma insomma è una situazione normale.